Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook. Fruttagel, scelta naturale. Antica farmacia Lugaresi, dal 1808 ad Alfonsine di Ravenna. Tradizionale farmacia con servizio CUP, autoanalisi, esame della pelle e del capello, foratura dell'orecchio, ma anche prodotti per l'alimentazione biologica speciale, tra cui celiachia, nefropatici, diete, prodotti per neonati, articoli sanitari e calze su misura e calzature, e poi cosmesi, nickel free e dermocosmesi per il viso dal nostro laboratorio con una linea dedicata. Antica farmacia Lugaresi, altamente all'avanguardia, nella nuova sede di Corso Garibaldi 57, in cui si tratta omeopatia, fitoterapia, fiori di Bach, intolleranze alimentari, Intolerance Recaller, e col suo personale preparato vi attende per ascoltarvi e consigliarvi il miglior prodotto per la soluzione dei vostri problemi. Antica farmacia Lugaresi, dal 1808 sempre assieme a voi, tutti i giorni ad Alfonsine, ora nella nuova sede di Corso Garibaldi 57. Seguici anche su Facebook. Il buon latte dell'azienda agricola biologica di Baroncini Mirko e Fabio di San Bernardino di Lugo, dalla nuova stalla con oltre 200 mucche, produce e vende il suo latte vaccino crudo, fresco di giornata, di alta qualità, e tanti dei suoi derivati sempre prodotti con il latte fresco, quali formaggi di vari tipi, tra cui anche yogurt, ricotta e lo squacquerone DOP, cioccolata calda, mousse e creme caramel. E grande curiosità, siamo i primi a produrlo in Romagna, in azienda proprio col latte fresco, il gelato. Siamo la prima agrigelateria da provare anche nei gusti frutta, quella fresca, sempre di stagione. Il buon latte lo trovi anche nei mercati comunali e nei mercati contadini di Ravenna del lunedì e giovedì pomeriggio, Faenza del venerdì pomeriggio e Lugo del sabato mattina, oltre che nella punto vendita aziendale di via Sottofiume 28 a San Bernardino di Lugo. E non solo, ora potrete ordinare i nostri prodotti anche online sul sito www.illavollatte.it con ritiro in negozio o nei mercati oppure tramite corriere. E dimenticavo, venite a visitare il nostro Museo dell'Agricoltura con oltre 200 anni di storia al suo interno. Il buon latte a San Bernardino di Lugo, quello crudo di alta qualità e fresco di giornata. Parola di mucca! Sono col sindaco di Alfonsine per questa serata di Halloween, ormai un punto fermo dell'offerta e della programmazione del comune di Alfonsine. Sempre tanta gente, un rito che si rinnova e ogni anno anche quella novità che non guasta per attirare l'attenzione. Certo, ormai questa è una festa storica, visto che da molti anni viene interpretata così dalla nostra comunità. È vero, ogni anno c'è qualche novità che rende, magari alimenta la curiosità di chi deve partecipare, perché penso che le persone più o meno siano sempre le stesse. Fortunatamente la partecipazione è elevata, la stagione ci assiste, quindi bene. Noi abbiamo sempre puntato
sulla coesione, adesso la chiamiamo la coesione sociale, che magari è qualcosa di più ampio, ma qui da noi si manifesta anche con la collaborazione delle varie associazioni di volontariato, che sono numerose, che naturalmente ne approfittano anche per promuovere la propria azione, la propria essere conosciuti, e quindi diventa un insieme di forze che ci consente di organizzare queste feste. Adesso capita in questa occasione, ma capita anche in altre occasioni simili, magari anche più ridimensionate, però insomma è qualcosa che caratterizza la comunità alfonsinese. Anche quest'anno sono tantissime novità, a partire da questa piazza veramente ricca con nuove associazioni che si sono rese disponibili ad allestire questa serata di Halloween, lungo poi un intero percorso che ci porta fino alla parte destra di Alfonsina, attraverso appunto questo fiume pieno di streghe. Alfonsina è stato uno dei primi paesi dove la festa di Halloween è nata e si è sviluppata. Poi a seguire in tanti altri paesi, diciamo, hanno portato questa festa non proprio nostra, ma che comunque forse crea voglia di divertire, di uscire e di trascorrere un'altra serata in un clima tutto sommato abbastanza mite come quello di stasera, prima di entrare forse in quello che è poi la stagione vera e propria invernale. In stagione invernale, che avrà quali appuntamenti importanti? Avrà un appuntamento importantissimo, perché per il secondo anno, proprio qui su questa piazza, a partire dall'8 di dicembre, avremo di nuovo la pista di pattinaggio su ghiaccio. La nostra iniziativa Halloween si caratterizza proprio perché consente e vede la partecipazione di attività molto eterogenee tra di loro, quindi associazioni di volontariato, le consulte e anche le attività commerciali. E credo che questo sia una fortuna, perché ci consente di avere una festa più viva, più partecipata, con una maggiore continuità. Chi visiterà, chi avrà avuto la fortuna di visitare la nostra manifestazione, avrà visto che c'è anche una grande estensione territoriale, perché si va dal Paese Nuovo, da Piazza Monti, fino a Piazza Gramsci, dove ha sede il Comune. E se questo si riesce a fare, è anche merito delle diverse attività commerciali che hanno aderito. Ed è presente pure la rete di imprese, che è quell'organo di coordinamento che abbiamo realizzato ormai da 5 anni e che riesce a svolgere anche in queste occasioni la propria attività, e noi ne siamo molto soddisfatti. Voglio approfittare dell'occasione per ringraziare tutti loro e per ringraziare tutte le componenti che hanno reso possibile anche quest'anno la manifestazione. Siamo con Gianfranco Errani, presidente di Rete Imprese di Alfonsine. Allora, intanto la prima domanda, per chi non vi conosce: che cos'è Rete Imprese e com'è strutturata? Questa è una bella domanda. Noi siamo nati circa 5 anni fa per contribuire a migliorare il territorio insieme a tanti commercianti che si sono messi in rete e hanno creduto in questo obiettivo che ci siamo prefissati. Il nostro compito è anche di contribuire in tanti eventi che sono sul territorio per poter migliorare l'appetibilità, diciamo, per noi commercianti e artigiani, a un afflusso maggiore di persone e sviluppare l'economia del territorio. Ecco, visto il grande successo che Halloween ogni anno riscuote, che è un po' uno dei fiori all'occhiello di tutta l'attività di Alfonsina, che valore ha per Rete Imprese, per i commercianti che ne fanno parte, per le aziende che ne fanno parte, partecipare e essere presenti qui? È un buon specchietto per il lancio dell'attività, nel senso che la pubblicità fa sempre bene, ed essere presenti non solo in questo Halloween, che è riuscito bene, tra l'altro siamo giunti ormai al termine di questa edizione, direi che tutto sommato è andato molto bene. Oltre ad Halloween, noi abbiamo contribuito anche ad altri eventi, alla Sagra, cioè cerchiamo di rafforzare quegli eventi già esistenti in modo che tutto il territorio ne tragga beneficio. E dirò di più, dopo che siamo nati noi come rete, già qualche anno fa, altri territori della Bassa Romagna, che sono Fusignano, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Massa Lombarda, anche loro hanno creato rete. In seguito a questo è stata creata una rete ancora più grande, nella quale c'è una cabina di regia e noi gestiamo dal di lì diversi eventi.
Proseguiamo il nostro giro fra gli stand qui in piazza per Halloween ad Alfonsine. Siamo nello stand di Amare Alfonsine e Avis, qui c'è il presidente Giuseppe Romani. Intanto, Amare Alfonsine, parliamo un po' di questa associazione. Chi siete e cosa fate per chi non vi conosce? Amare Alfonsine, siamo un'associazione di volontariato apolitica e noi siamo collegati con l'Avis per dare dei fondi alle scuole, agli asili, al comune, e chi è per la cittadinanza, e facciamo tante gite all'anno dove prendiamo i fondi per sovvenzionare tante cose qui nel paese. Un'attività che dura tutto l'anno. Halloween è una fatica o un divertimento? È un passatempo, perché altrimenti ci tocca andare al bar. Noi al bar non ci andiamo e tutti i giorni siamo sempre in giro a fare delle cose per la comunità, più che altro per la comunità. Cosa proponete stasera qui nello stand? Qual è il menù di Halloween per quanto riguarda Amare Alfonsine e Avis? Stasera salsiccia, panini salsiccia con la pancetta, con la salame, poi tante vin brûlé, che è il più buon vin brûlé della Bassa Romagna. 4 ore, 5 ore di bollitura, non scaldato. Loredana Riccardi, la presidentessa del Comitato Cittadini Anziani di Alfonsine. Diceva il sindaco, sottolineava la grande coesione di tutte le associazioni di volontariato per questa festa. Il vostro lavoro è una riprova di questo. Sì, esattamente. Infatti è sostenuto soprattutto da tutte le associazioni. Noi, essendo una delle associazioni più grandi di Alfonsine, siamo quelle che ricoprono in buona parte tutta la parte gastronomica. Cosa fate durante l'anno come comitato? Quali sono le vostre finalità e i vostri progetti? La nostra finalità è di promozione sociale, quindi è quella di far trascorrere al meglio possibile il tempo ai nostri soci. Quindi si svolgono diverse attività, tra i quali la tombola, il ballo, le gare di burracco, il bar aperto tutte le sere, si fa ginnastica 3 mattine a settimana. Partecipiamo a tutte le iniziative organizzate dal comune, sia durante l'estate in piazza oppure durante il periodo natalizio. Ci diamo da fare un bel po'. Queste iniziative quanto sono utili per fare promozione alla vostra attività? Tutte queste iniziative sono molto utili, tra l'altro ci permettono anche di avere degli utili che riusciamo ad avere, perché tutta l'attività è svolta solo ed esclusivamente da volontari, quindi a titolo puramente gratuito, e con gli utili diamo dei contributi soprattutto alla necessità della cittadinanza di Alfonsine, in particolare rivolto verso gli anziani e i bambini. E nel nostro giro qui negli stand di Halloween ad Alfonsine siamo arrivati allo stand del Trebo del Passetto con la rappresentante Roberta Grilli e tutto il contorno dei preziosi volontari. Allora, che cos'è il Trebo del Passetto? Che associazione siete e cosa fate? Noi siamo 3 aziende agricole e il Passetto è la nostra strada. E il Trebo, una volta nelle case si faceva il Trebo, noi abbiamo creato il Trebo del Passetto. Siamo un'associazione di volontari, ci piace fare queste cose, facciamo tutto a scopo benefico. Quest'anno facciamo offerta alla pubblica assistenza, l'anno scorso abbiamo fatto lo IOR. Ci piace lavorare, abbiamo voglia di lavorare, abbiamo fatto i sapori di una volta, abbiamo fatto lo stufato con i fagioli e la trippa con la polenta, e così il vin brûlé e il vino Brusson di nostra produzione, e così. Un po' di vino, è stata una buona annata questa? Sì, molto buona, speriamo nel prezzo del prossimo anno. Quest'anno è stata una buona annata come produzione, come prezzo lo sappiamo il prossimo anno.
tutta questa è stata la festa di Halloween questa sera qui ad Alfonsine. Ci siamo divertiti e speriamo di avervi fatto divertire in nostra compagnia. E noi, a bordo di un originale quanto insolito mezzo, lasciamo Alfonsine. Alla prossima, buona serata a tutti.